Le immagini non lasciano dubbi. Il direttore tecnico dei cantieri della Tava Vicenza viene bloccato da tre individui mentre sta per uscire dall'area di lavoro e percosso con estrema violenza. Lesioni gravissime provocate da un pessaggio in piena regola. Dopo l'aggressione, i tre fuggono e per mesi fanno perdere le tracce. L Episodio è avvenuto lo scorso maggio, ma le immagini l'inchiodano. Li I carabinieri, dopo una certosina ricostruzione, li hanno identificati ed arrestati. Per ora i delinquenti erano rimasti al All'esterno del cantiere Alta Velocità di Fracanzana di Montebello nel Vicentino, incuranti delle telecamere di videosorveglianza bordo di un SUV di colore nero con il quale erano giunti dalla Lombardia, sono stati arrestati infatti in provincia di Milano e di Monza, dove risiedono non appena il loro obiettivo ha lasciato l'area del cantiere attraversando il cancello d'ingresso della zona degli uffici con la propria auto. I tre indagati hanno utilizzato il loro potente mezzo per bloccargli la strada. Sono scesi dalla con volto travisato e brandendo una mazza da baseball hanno aperto lo sportello dell'auto della vittima. Il direttore tecnico della ditta Salcef, leader italiana per la progettazione e messa in opera di rete ferroviaria alta velocità. Solo l'intervento di colleghi e di gli operai nel frattempo accorsi sul posto ha evitato il peggio. La vittima, 66enne di origine romane, è stato ricoverato all'ospedale di Arzignano dove gli sono state riscontrate lesioni gravissime tra fratture, chimosi e Scoriazioni sia sugli arti superiori che su quelli inferiori, dalle quali ad oggi non è ancora guarito. Coordinati della Procura della Repubblica di Vicenza, i carabinieri del capoluogo Berico, si sono concentrati sull'analisi delle immagini di videosorveglianza, grazie alle quali gli investigatori hanno potuto stabilire che sul SUV utilizzato per l'agguato era stata alterata la targa. Oltre a questo, i carabinieri hanno raccolto quanti più elementi possibili durante l'ascolto dei testimoni. I fermati, tutti i residenti nelle province di Milano e sono pluri per reati contro il patrimonio e la persona. Uno di loro, tra l'altro, era sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali da oltre un anno e non avrebbe potuto lasciare il territorio della Lombardia. I carabinieri di Verona invece hanno arrestato tre albanesi, due 26 anni e un 25 anni, che sono ritenuti responsabili di una serie di furti in abitazione commessi in concorso tra loro nelle province di Verona e Trento nei mesi di novembre e dicembre 2020 nonché di porto illegale di armi da fuoco. Lo scorso dicembre infatti i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola ed una carabina a provento di furto abilmente occultate dagli indagati nei boschi veronesi. Gli arrestati sono stati trasferiti alla casa circondariale di Verona Montorio in attesa dell'interrogatorio di garanzia da parte del GIP Scaligero.